È arrivata l'estate e visto che, almeno spero, siamo tutti destinati ad andare a un certo punto in ferie o in vacanza sotto l'ombrellone o al fresco in cima ad una montagna, ho pensato di raccogliere alcune letture che ho fatto quest'anno e che credo possano essere interessanti da leggere quest'estate, perché si tratta di storie frizzanti, scorrevoli, che io ho letto nel giro di pochissimo tempo e più o meno portable, nel senso che se uno scegliesse la versione cartacea è comunque sia, diciamo, compatta e può essere inserita senza troppi danni all'interno di una borsa o di uno zaino. Quindi cominciamo! Io sono Sara, creatrice di The Books Blender, dove parliamo di libri. La scelta che ho fatto nei titoli che andrò a presentare a breve è appunto quella che ti dicevo all'inizio, di letture che comunque sia fossero trascinanti, che si leggessero abbastanza velocemente, ma in realtà basandomi soltanto su questi due criteri avrei probabilmente fatto un video infinito. Quindi ho deciso di restringere il campo dei miei titoli consigliati a libri o comunque sia edizioni che sono usciti a partire da quest'anno, quindi a partire da gennaio, fino sostanzialmente al mese scorso. Libri che ovviamente ho letto e ho testato con mano, quindi mi sento di suggerirti con abbastanza tranquillità. E l'ultima premessa che ci tenevo a fare è che quando arriva il momento dell'estate o quando comunque si arriva questo momento in cui potersi rilassare, io non sono per le letture, passami il termine, spazzatura. Cioè quelle letture che comunque sia non fanno né caldo né freddo, magari non sono nemmeno troppo pensate, ma servono sostanzialmente per spengere il cervello. Per me l'estate è un momento in cui poter recuperare quelle letture che non sono riuscita a fare durante l'anno e comunque sia, a prescindere, anche se non si tratta di titoli come Guerra e Pace, che ovviamente richiedono un certo impegno mentale, non sono nemmeno, ripeto, letture spazzatura. Quindi diciamo una via di mezzo che non impegni, non affatichi ovviamente, anche perché sennò per davvero il relax poi dopo ce lo possiamo dimenticare, ma nemmeno letture che siano, diciamo, poco, ecco, per non dire nient'altro. Quindi a questo punto siamo pronti a partire. Il primo libro che ti voglio consigliare, ovviamente non procede in ordine ma è il primo che mi capita sotto mano, è Il canto di Calliope, uscito per Sonzogno per l'appunto a gennaio di quest'anno. Ultimamente si sta facendo un grande recupero di mitologia classica. Io alle spalle ho comunque sia un classico, quindi si tratta di argomenti che mi interessano molto, ma da un certo punto di vista si tratta anche di argomenti un po' passati per determinate tematiche e per la visione di determinati personaggi. In questo caso, come anche in altri libri, per esempio mi viene in mente Circe, di cui tra l'altro avrò modo di parlarti in un prossimo video, si fa una sorta di rianalisi, reinterpretazione di quella che è la mitologia classica. In questo caso Il canto di Calliope lascia la parola appunto a Calliope, che è appunto la musa della poesia epica, e racconterà attraverso il cantore la storia dell'Iliade e in parte anche dell'Odissea, ma dal punto di vista femminile. Questa interpretazione mi è piaciuta molto, tanto da leggerla più o meno in una giornata, perché oltre a dare appunto questo punto di vista differente e in un certo qual modo molto più moderno ma anche credibile, riesce a tratteggiare una storia tutto sommato in linea con quello che è il canone omerico, ma anche profondamente moderna, lasciando la possibilità al lettore di scorgere delle tematiche, delle alternative, delle problematiche, dei punti di vista che, diciamo, con il poema tradizionale magari non vengono fuori o sono comunque sia lasciati in secondo piano. Quindi qui sono le donne che parlano e ne avranno abbastanza da dire. Altro genere, ma sempre uscito quest'anno, è Bad Habits, e si tratta di un romanzo in realtà che è più uno young adult. Dello young adult abbiamo avuto modo di parlare qualche tempo fa, se non sbaglio, nel video dedicato alla fantascienza, quando parlavo della saga di Dune. Lo young adult ha degli elementi molto interessanti, ma ci sono alcuni passaggi che sono un po' stereotipati, sia nei personaggi sia nel condurre la vicenda. Quindi questo, essendo comunque sia appartenente al genere, ha ovviamente determinati aspetti che possono magari far storcere un attimino il naso, perché per un lettore un attimino più adulto possono comunque sia essere degli elementi prevedibili, già visti, e comunque sia sempre la solita solfa. Ma tralasciando questi elementi, in realtà Bad Habits mi è piaciuto tantissimo per il tono frizzante
con cui narra la vicenda, ma con cui anche si muove la protagonista stessa. In questo caso, causa dello scompiglio è Alex, che è una studentessa all'interno di un istituto scolastico cattolico. Per una serie di motivi, in primis il fatto che vuole farsi buttare fuori dalla scuola, Alex decide di mettere in scena i monologhi della vagina. Non l'avesse mai fatto perché vagina è sostanzialmente un termine che non si può assolutamente pronunciare e manda nel panico lo stuolo di insegnanti, fatti ovviamente di suore e preti, che cercano di convincere la ragazza a non mettere in scena lo spettacolo, e quando si ritrovano sostanzialmente obbligati in un certo qual modo a non poter bloccare questa rappresentazione, cercano di mandarla avanti ma eliminando tutte quante quelle parole che possono appunto essere scomode, come appunto vagina. Mi è piaciuto tantissimo, dicevo, il tono. È un libro che ho letto velocemente e trovo che comunque sia una lettura sotto certi punti di vista leggera per uno stile scorrevole, ma anche impegnata, perché ovviamente fa riferimento a tutta quanta una serie di ipocrisie che ci sono all'interno della società e che trovo sia molto importante mettere in luce per affrontarli ovviamente e per fare in modo che tutti quanti abbiano la possibilità di esprimersi nella maniera in cui ritengono più opportuno, senza ovviamente danneggiare gli altri. Quando le montagne cantano è un altro libro, diciamo, consigliato perché portable e perché molto interessante, e anche perché anche questo l'ho letto davvero molto rapidamente. È un libro di cui avrò modo di parlarti successivamente su YouTube, perché ho in programma un video dedicato alle saghe familiari. Questa è appunto una saga familiare che segue tre generazioni lungo tutto il Novecento di una famiglia vietnamita. Si parte più o meno negli anni 70 con la guerra in Vietnam, ma faremo alcuni salti temporali che ci porteranno a scoprire e a conoscere il passato di tutti quanti i personaggi. Quindi ecco, anche questa tratta comunque sia di temi abbastanza impegnati, ma il messaggio finale è davvero molto bello e secondo me è una lettura che vale comunque sia la pena di fare, perché è una di quelle letture a cui davvero si resta legati e che una volta cominciata a leggere è difficile abbandonare. Altra lettura che tocca temi effettivamente abbastanza importanti è La terza vita di Grange Coplan di Alice Walker, che è l'autrice de Il colore viola. Non so se ha avuto modo di leggerlo, anche di questo comunque sia avrò modo di parlarti in un prossimo video, ma è un libro che assolutamente consiglio. Quindi sostanzialmente per me Alice Walker è un sì doppio, perché questo libro, che in realtà è il suo romanzo d'esordio, mentre invece per Il colore viola vinse il Pulitzer, è stato sostanzialmente amore a prima vista. Anche questo è un libro che non sono riuscita a smettere di leggere, comunque sia un libro che ti coinvolge, non soltanto per le tematiche molto importanti, per la storia dei protagonisti molto dura e sofferta, ma anche proprio per lo stile, per il modo con cui l'autrice riesce a trascinarti all'interno della storia. In questo caso siamo negli Stati Uniti, negli anni del lavoro in colonia e del padrone bianco, e seguiremo le vicende della famiglia Copeland. Il capostipite della famiglia è Grange, che incattivito dalla schiavitù decide a un certo punto di lasciare moglie e figli per cercare fortuna al nord, che si dice lastricato di strade d'oro. Quello che però Grange non considera andandosene è che sostanzialmente lascia il fardello che lui non riusciva a sopportare sulle spalle del figlio. Quindi da qui ovviamente partirà tutta quanta la storia della famiglia, seguendone gli errori, le fortune, eccetera eccetera. Anche questo, dicevo, è un libro che comunque sia ha tematiche molto importanti, ma è un libro davvero bello da leggere, e anche questo si beve sostanzialmente perché è molto avvincente. Passando al genere giallo noir, I delitti di Alice è in realtà il secondo della serie di Oxford. Ora giustamente mi dirai: perché me lo consigli se è il secondo di una serie? In realtà io l'ho letto senza aver letto il primo, quindi ti rassicuro sul fatto che, anche se non conosci i personaggi e la storia precedente, è in realtà un libro che si segue ugualmente bene. La storia è ambientata a Oxford, la città universitaria per eccellenza, che a un certo punto viene sconvolta da una serie di incidenti, chiamiamoli così. Tutti questi incidenti sono legati a una specie
specie di club società legata appunto a Lewis Carroll, da qui ovviamente il titolo del libro, perché I diritti di Alice fa riferimento a Alice nel Paese delle Meraviglie. Sembra appunto che i membri di questa società siano stati presi di mira, ma anche la vita dello stesso autore sembra in un certo qual modo entrarci qualche cosa. È un libro che a me comunque sia ha coinvolta molto e credo che possa essere un compagno ideale per le giornate in spiaggia o comunque sia le giornate a rilassarsi. Libro quasi fresco di stampa perché è uscita a maggio è La leggenda del cacciatore di aquile. In questo caso l'ha letto mio fratello, ma ne è rimasto assolutamente entusiasta, quindi io riferisco che è una lettura consigliata. In questo caso ci spostiamo in Cina nel 1200 d.C. e avremo una serie di sbilanciamenti territoriali con la caduta di un impero, l'unificazione delle tribù mongole da parte di Genghis Khan e ovviamente nel mezzo i contadini che poveracci si ritrovano sostanzialmente sballottati un po' di qua, un po' di là in queste guerre di potere. La particolarità della leggenda del cacciatore di aquile è il fatto che fa parte di un genere che in Cina o comunque sia in Oriente è super mega apprezzato, ma che in Italia forse è un attimino conosciuto, se non magari in ambito di fumetti e forse qualche film, perché si tratta del genere Wuxia, spero di averlo pronunciato giusto, nel caso abbi pazienza. In questo caso questo genere letterario è particolare perché ha l'elemento più di azione, avventura, in un certo qual modo aggancia un potenziamento, perché sostanzialmente i protagonisti sono bravissimi nelle arti marziali e le hanno sostanzialmente portate a un livello superiore. Il Wuxia sostanzialmente prevede un utilizzo delle arti marziali che consentono ai personaggi di fare acrobazie in volo, lanciare magari pugnali o bastoni con la punta delle dita dei piedi, eccetera eccetera, insomma arti marziali all'ennesima potenza, e in cui sostanzialmente i protagonisti cercano giustizia o vendetta. Diciamo che in un certo qual modo potrebbe essere paragonabile al nostro settecentesco, ottocentesco romanzo di Cappa e Spada. Comunque ecco, se vuoi provare questo genere o se comunque sia il genere già ti affascina, La leggenda del cacciatore di aquile è sicuramente interessante, ma si tratta del primo di una serie. Quindi nel caso magari ti spaventasse l'idea di una serie, tieni di conto che questo appunto è il primo, ma considera anche che l'autore è praticamente l'esponente, uno degli esponenti più importanti del genere e che per i suoi meriti letterari è stato nominato ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. Restando sempre in Oriente, ma spostandoci in Giappone, Le cronache dell'ascere e del ciliegio, La maschera del No è il primo di una tetralogia. Il secondo dovrebbe arrivare questo ottobre, ma è anche un libro di cui ti ho parlato nel riepilogo di maggio, quindi magari non mi sto a ripetere e ti rimando direttamente al video di riepilogo, dove comunque sia sono indicati tutti quanti i libri con il minuto in cui ne parlo, quindi eventualmente puoi anche semplicemente guardare il minuto che ti interessa e saltare il resto. Però ecco, questo magari forse è un attimino meno portable rispetto agli altri che ti ho fatto vedere prima, più che altro perché ha appunto questo taglio decorato che non so, boh, se forse si può rovinare magari mettendolo in uno zaino o in una borsa, non credo. Però ecco, magari questo c'è da fare un attimino più di attenzione, però credo che anche questo qui sia una storia davvero che coinvolge tantissimo e sicuramente molto avvincente. Spostandoci poi in un genere che non è, diciamo, per bambini ragazzi, ma che può essere letto benissimo anche dai più piccoli, il primo libro di cui ti vorrei parlare è Arsenio Lupin, di cui tra l'altro pochissimo tempo fa è uscito il secondo volume della serie, sempre in questa edizione. Io devo ancora leggerlo, ma sostanzialmente sarei orientata a consigliarti anche quello proprio sullo sprint della fiducia, perché Maurice Leblanc è un autore davvero fantastico che mi dispiace soltanto di non aver conosciuto prima. Le vicende, per chi magari ha visto la serie televisiva su Netflix o per chi come me seguiva il cartone animato dedicato alle avventure di Lupin III, ovviamente ha poco a che vedere se non il fatto che si tratta di ladri gentiluomini. Nello specifico, nella serie televisiva il protagonista è ispirato proprio dalle gesta di Lupin e ha il libro in questa edizione,
Invece nel cartone animato Monkey Punch ha pensato a un erede, il nipote per la precisione di Lupin, diciamo Lupin primo, Lupin l'originale. In questo caso ci sono una serie di avventure, mi è piaciuto molto perché è una lettura molto semplice, molto scorrevole, ma decisamente carina e coinvolgente. All'interno di questa edizione ci sono anche le immagini dedicate al film, mentre invece nel secondo libro, che ha la copertina blu, e eventualmente se ti interessa puoi vedere l'unboxing che ho realizzato su Instagram nei circoletti in evidenza dedicati appunto all'unboxing, ma invece appunto nel secondo volume mancano gli inserti legati alla serie televisiva e ti darò da una parte, io sono anche più contenta. Insomma, quindi niente, Lupin assolutamente consigliato. Sempre nell'ambito di libri che non sono pensati diciamo per bambini ma che possono anche essere letti da bambini, c'è John Carter e la principessa di Marte. Ora, in questo caso, come anche nel caso di Lupin, non si tratta di libri che sono usciti quest'anno, ma di edizioni che sono uscite quest'anno, perché sia questo che la precedente sono appunto nuove edizioni datate appunto 2021. In questo caso, John Carter e la principessa di Marte era un film che uscì qualche tempo fa della Disney e che sostanzialmente riportò in auge quella che fu una serie famosissima e apprezzatissima di Edgar Rice Burroughs. Considera che questo libro è stato scritto nel 1912, quindi ha, tra virgolette, alcune pecche che derivano appunto dall'essere comunque sia un prodotto relativamente vecchio. Mi riferisco in particolare al ruolo che almeno in questo caso ha la principessa di Marte, insomma è abbastanza relativo ed è comunque sia quello della donzella in pericolo. Il libro fa parte di uno dei suggerimenti di mio fratello e parla appunto della storia di John Carter, che è un soldato ex sudista che si è reinventato cercatore d'oro, perché ovviamente a fine guerra tutti i soldi, il denaro sudista che lui aveva, ha completamente perso valore. Reinventandosi quindi cacciatore di tesori assieme ad un amico, spera così di riuscire a far fortuna. In realtà un incontro con gli indiani è andato male, una fuga in una grotta, lo porteranno sul pianeta rosso, su Marte, che dai nativi viene chiamato Barsoom. La saga, come dicevo, è composta, mi sembra, da almeno una decina di volumi, se non qualcosina in più, ma in ogni caso è un romanzo che secondo me e anche secondo mio fratello si legge molto bene e comunque sia tutto sommato sta in piedi anche da solo senza bisogno di leggere i successivi. Gli ultimi due libri di cui ti vorrei parlare invertono in un certo qual modo il trend di cui ho parlato con gli ultimi titoli di prima. Prima infatti ti ho parlato di libri che non sono stati generalmente pensati per bambini o ragazzi, ma che potrebbero essere letti anche da loro senza nessun problema. In questo caso giro la questione con libri che sono stati scritti e pensati per ragazzi, ma che possono essere letti e fruiti tranquillamente anche da un pubblico adulto. Si tratta di due libri però di cui ho già avuto modo di parlarti in dei riepiloghi precedenti per le letture mensili, quindi o nel box in descrizione oppure a fine video ti lascio il link dal quale puoi appunto recuperare i momenti in cui parlo di questi due libri, e si tratta dell'Inferno spiegato male e di Bethany e la bestia. Nel caso dell'Inferno spiegato male, come ho avuto modo di dire in qualche riepilogo, credo che sia molto carino sia per un ragazzo affrontare per la prima volta in maniera più distesa l'inferno di Dante con un tono più frizzante rispetto a quello che può essere dato a scuola, e con riferimento invece a Bethany e la bestia, in questo caso si tratta di una serie, il secondo è stato annunciato ma manca ancora una data. Anche qui, come per quello che dicevo di John Carter, è un libro che comunque sia può essere letto tranquillamente da sé, perché comunque sia la storia regge benissimo anche da sola. Detto questo, ho finito con i miei suggerimenti per l'estate, spero che ci sia qualcosa che comunque sia possa aver scatenato la tua curiosità. Nel caso fammi sapere quali titoli hai puntato. Se il video ti è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale. Grazie.